Mi chiamo Emanuele e lavoro, almeno tra virgolette, nell'associazione insieme a noi. E niente, intanto parto con una premessa, cioè che ho la febbre, ho appena preso la tachipirina, quindi non capisco un accidente e già in situazioni normali faccio una gran fatica, faccio una gran fatica a spiegarmi, e quindi sarà un gran casino il mio intervento, che fra l'altro è stato scritto 10 minuti fa. Allora, niente, siccome si parla di lavoro, volevo portare la mia esperienza lavorativa, cioè diciamo dell'unico lavoro che mi dà qualche entrata economica adesso, che è il tutor alle scuole superiori. Io sono sotto una cooperativa sociale e mi occupo del sostegno di ragazzi nelle scuole che hanno differenti disabilità, insomma. Insomma, per me il lavoro in questi ultimi 2 anni è uno stress pesantissimo, perché mi ritrovo, vabbè, intanto con uno stipendio che si aggira intorno ai 400 euro mensili, quindi che vuol dire anche che difficilmente posso permettermi tutto l'anno di andare a lavorare in macchina, perché se no non ho, cioè, spendo il mio stipendio in benzina, quindi anche lì insomma sono difficoltà pratiche. Dall'altro anche diciamo una difficoltà umana, perché cioè a livello personale, perché ti accorgi lavorando nella scuola, che è un determinato contesto in cui comunque sono richieste particolari capacità agli studenti, cioè c'è da fare la verifica il tal giorno, fare, insomma, siccome si parla anche di tante persone insieme, ci sono diciamo dei termini e dei tempi abbastanza precisi da rispettare, che poi magari in confronto al mondo del lavoro sono anche dei tempi che si possono allungare, forse più a misura di persona, però sono comunque abbastanza rigidi per quanto riguarda persone che hanno determinate difficoltà. Quindi ci si ritrova a operare in un contesto in cui alla fine quello che si fa è semplicemente cercare di far passare nel miglior modo possibile il tempo che lo studente passa a scuola, in modo che sia abbastanza piacevole, abbastanza leggero e così via, però coscienti, magari anche con un po' di pessimismo, però coscienti che non è che sia quella la risoluzione del problema, perché comunque si vede che al di là del proprio aiuto, la scuola, diciamo, è un contesto che, tenendo sempre presente che è più di altri preparato a certe problematiche, però non è fatto a misura. Un attimo, un'altra parentesi, cioè segue dei ragazzi che hanno disturbi pesanti, anche sordità, oltre che magari ritardi, poi non so bene neanche le diagnosi, quindi. Poi anche pensando al loro futuro, insomma, nel mondo lavorativo e ancora di più nella società in generale, ci sente, insomma, una sorta di contentino che viene dato a questi ragazzi, insomma, ci si sente un po' come la limitazione del danno, ecco, invece che una vera e propria risoluzione. Quindi è, diciamo, emotivamente molto pesante, come mi ha dato anche diverse notti insonni questo lavoro qua. Devo leggere i miei appunti. Allora, ecco, questo mi portava a ragionare anche come associazionismo e così via, che quello che secondo me è utile è cercare il più possibile di inserirsi nel contesto sociale, cioè nel creare una cultura diversa, cioè nel fare in modo che piano piano, lentamente, sia più che la persona che ha qualche handicap, qualche disabilità, insomma, non so che parola utilizzare, che sia la società che riesce ad includere in modo sano le persone, diciamo, diverse, insomma, che sono meno allineate con quelli che sono gli standard, ecco. A questo punto, il mio ragionamento mi portava a dire quali sono gli standard, cioè quindi qual è diciamo, la distinzione
effettiva che si crea nella cultura, quando uno è malato, uno è sano o così via. E quindi, insomma, al di là della, tralasciando comunque la sofferenza personale della malattia, che questo nessuno lo può mettere in discussione, comunque bisogna anche valutare che a livello sociale ci sono, ci rientrano tanti altri aspetti, appunto, come quando si parla di stigmatizzazione, appunto, di stigma. E, allora, io me lo chiedevo, partendo da alcuni esempi, che cosa può essere lo stigma. Cioè, di sicuro, ci pensavo qualche mese fa, me lo sono riscritto prima, non è l'avere idee assurde, insomma, l'avere comportamenti assurdi. Ah, ok, molto velocemente. Dicevo, era una battutina velocissima. Allora, mi ricordavo che qualche mese fa ci fu entusiasmo quando si decise di bombardare Tripoli, e allora io mi dico, ma insomma, perché viene stigmatizzato uno che ha... che magari sente le voci e non una folla di gente che chiede un bombardamento a una città, insomma. Beh, parentesi chiusa. Allora, niente, volevo dire, mi sembra che nel contesto culturale in cui viviamo oggi ci sia, non sia ammessa, diciamo, l'esclusione sociale. Adesso spiego bene questo concetto, cioè, uno, se è fuori da quello che è il contesto sociale, deve essere per forza tirato dentro. Quindi questo tirarlo dentro avviene con lo stigma. Cioè, uno è lì che si fa i cavoli suoi, e magari non ha nessuna voglia di farsi anche i cavoli miei, allora io lo stigmatizzo, ecco, mi piace questo gesto qua. Quindi, siccome la discriminante, tante volte a livello sistemico, diciamo, sta appunto nel lavoro, cioè nel modo in cui si è o meno produttivi, perché alla fine il lavoro è anche questo. Per cui, quando parliamo di lavoro, secondo me bisogna stare attenti a non cadere nel concetto, ad esempio nella frase del lavoro che nobilita l'uomo, che ormai dal mio punto di vista è vecchia di 200 anni, insomma è rivoluzione industriale, quindi che sarebbe da superare un pochino. E quindi noi, quando parliamo di lavoro, su cosa dobbiamo ragionare? Cioè che il lavoro, gli inserimenti lavorativi, insomma come si vogliono chiamare, di sicuro, almeno dal mio punto di vista, possono essere utili, però non in quanto si dà un lavoro, ma in quanto il lavoro ti dà magari quella minima entrata economica per poter fare i propri interessi, per avere un minimo di stabilità, magari quelle relazioni umane che se no mancherebbero, però bisogna sempre stare attenti a questo non è il lavoro, insomma quelle sono relazioni umane, sono tranquillità economica e così via, che noi abbiamo lo strumento del lavoro per averle, però ricordiamoci che non è automatico, insomma. Per chiudere, vediamo. Sì, niente, quindi bisognerebbe ragionare, ecco, su questo tema, e io lo vedo, insomma, come una questione politica abbastanza ampia, perché si parla di... Ok, va bene, chiudo. Va bene. Okay, spero che gli altri interventi magari chiariscano un po' quello che ho detto, perché non so se si è capito. Okay. Vado io. Allora, io sono Luca e ho accettato la sfida che è emersa durante una delle ultime riunioni di programmazione di parlare di tutt'altro durante questo convegno, cioè di parlare di ozio. C'è convegno sul lavoro, mi hanno detto parla di ozio e mi hanno individuato. All'inizio sembrava una cosa negativa, perché siamo abituati al termine ozioso che viene citato per indicare, ed anche qui da un po' di secoli, che indica appunto l'incapacità, la non volontà di entrare nel processo produttivo. Però io poi mi sono andato a guardare, ma qua mi chiedono in realtà un argomento filosofico, e sono andato a vedermi l'ozium latino, no? E ho trovato che è tutt'altro rispetto agli oziosi delle legislazioni sui poveri, sui vagabondi. Cioè, e l'ozium era una cosa spettacolare, tipo il tempo da dedicare alle relazioni, alla cura del sé, come dicevano gli antichi, alla bellezza, alla cultura, all'estetica. È una cosa totalmente diversa. Ho detto, ah, allora mi hanno scelto perché... E quindi,
proprio l'analisi sul recupero di questo significato quasi originario di ozio mi è sembrato molto importante in questo contesto. Io collaboro con l'associazione Insieme a Noi, che è l'associazione di familiari, e le attività che io svolgo con maggiore interesse sono quelle in cui si lavora con le famiglie per promuovere le attività che hanno come finalità la partecipazione e il protagonismo delle famiglie, no? E una delle questioni che è emersa in maniera più netta è io ho visto la relazione importante tra il modo di vedere una certa cosa, un oggetto all'interno di una famiglia, e il sentimento di poter agire sulla realtà, di essere incisivi, e quindi anche di poter fare un lavoro, no? Riprendendo il tema generale. Allora io ho pensato che proprio negare quel significato univoco e negativo di disabilità è uno dei nostri compiti politici primari, perché la disabilità è venuto fuori, è emerso in un discorso, in un gruppo tra familiari, non è una mancanza di abilità generica, diffusa e generalizzata, ma l'impossibilità da parte di certi contesti di valorizzare le capacità, come è anche stato suggerito dalla professoressa Dabbo prima, non si va in questa direzione. E allora, questo si sposa col necessario recupero del tema dell'ozium, quello più bello, no? Oggi si parla di tempo libero, io sono stato anche, ho fatto qualche studio di sociologia, no? E i sociologi dicono che anche l'ozio è stato occupato dal lavoro in realtà, che non c'è più quell'ozio latino là, perché anche il momento del tempo libero è un momento di lavoro, no? Ma per una serie di motivi, dicono i sociologi, no? Ma diciamone tre, tipo, e il primo è che è quello più concreto, che spesso il lavoro rende poco, quindi bisogna fare 3-4 lavori, no? Quindi davvero c'è un'invasione concreta del tempo libero. Il secondo è che spesso il tempo libero diventa il tempo del lavoro non riconosciuto, no? Il tempo di cura, no? della mamma anziana, del figlio disabile, del fratello che è, e quindi il lavoro non riconosciuto. E il terzo è che essendo l'economia non sempre meno una cosa che si decide, no, nella fabbrica, nella produzione concreta di oggetti, ma a un livello molto più alto di finanza, non viene più chiesto al lavoratore di occupare un ruolo, ma vengono chieste una serie di performance, come diceva prima Emanuela, no? Di essere adattivi, efficaci, disponibili ad assumere un ruolo che non c'era prima, cioè che non è dato, no? E spesso anche con aspetti negativi di competizione, precarietà, e diventa quasi questo il lavoro da fare durante il tempo libero, costruirsi un'identità accettabile, evitare l'esclusione sociale diventa il lavoro, no? Quindi tutto un lavoro personale, oppure, e questo si può fare attraverso il consumo, che è l'attività individuale per eccellenza, perché no, pago io alla fine, quindi non, e invece noi abbiamo visto una cosa nelle attività di promozione, che non si fanno tanto, no? Sì, c'è un'attività di rappresentanza importante, ma non si fanno tanto a livelli astratti, ma è un lavoro concreto, ma un lavoro diverso da quello, è un lavoro sociale, un lavoro di relazione tra le persone. Noi in associazione, senza nessuna velleità di avere un riconoscimento economico, di creare lavoro in questo senso, però si fa un lavoro artistico, un lavoro culturale, un lavoro sulle relazioni, è un lavoro che modifica il clima e incide sulla realtà, no? E quindi questo è il lavoro, no? A me viene in mente, no? Stanotte leggevo Lukács, no? Diceva la teleologia è il lavoro, no? Il fatto di avere un fine, applicarlo sulla realtà e modificare la realtà, e quello è il lavoro. E in questo nessuno è disabile. Magari si può essere disabile alla valorizzazione
economica da parte del capitale, se diciamo una roba così, non fa finta di niente, però ma al lavoro sociale, alla cooperazione sociale nessuno è disabile, e direi, quindi se non partiamo da questo, no? Va bene, ho finito. Bene, dopo un artista, Emanuele, è un sociologo con tanto di laurea, 110 lode, io non so proprio cosa ci faccio qua, anche perché è un anno che lavoriamo su questo convegno, ho preparato un bellissimo intervento e poi mi hanno detto, ma tu non lavori, è un convegno sul lavoro, che cavolo vuoi intervenire, cioè stai a casa, riposati come al solito, ho detto ma c'è anche cittadinanza e salute, va bene, godi di ottima salute nonostante la tua età, sei matto quindi non hai diritto di cittadinanza e quindi il convegno, cioè, sono venuto come ospite e poi la mia amica Manuela mi ha sbattuto qua insieme a Luca, cioè, ringrazio perché ho di fianco due anarchici, siccome qualche giorno fa la mia amica del cuore, che era mesi che non incontravo, mi ha definito anarchico nell'anima, sono molto contento di condividere questo momento qui. Ho finito prima con la parola diritti alla fine della battuta e siamo qui per parlare di diritti, abbiamo parlato di diritti, diritto al lavoro, diritto alla salute e diritto alla cittadinanza e penso che ci sia chiuso dentro questa parola tutto quanto, tutto quello che abbiamo detto oggi, ieri e che diremo anche nei prossimi giorni e penso che il cuore di questa parola sia che qualcuno ce l'ha data. Per non risalire tanto indietro, mi limito a risalire alla Costituzione e noi ce la dobbiamo tenere e quando dico noi intendo tutti, non i matti familiari, gli operatori, il direttore, l'assessore, no, tutti i cittadini, ecco perché cittadinanza e ci sta benissimo come parola in questo convegno. Perché il diritto di cittadinanza è il primo che spesso e volentieri a noi viene negato, a volte con conseguenze tragiche, tipo quelle di Francesco Mastrogiovanni che è morto per la negazione di questo diritto. Diritto al lavoro, un altro diritto che in questo momento è calpestatissimo, e che si trascina dietro la perdita del diritto alla salute, perché nel momento in cui sei precario a vita, nel momento in cui la precarietà è ossessiva, o nel momento in cui sei licenziato o a rischio di fallimento, cioè non hai più la dignità di una vita, perché non hai più la visione del futuro, cioè il futuro è un incubo nero, e quindi o riesci a rifugire, a vivere solo nel presente, aspettando che il domani sia un attimo meglio, ma se pensi al futuro con un presente così nero, vai in depressione. Allora ecco che c'è chi si suicida perché l'azienda di famiglia magari fondata dal nonno finisce, o c'è chi si limita ad andare al suo medico di base e chiedergli un po' di Zoloft perché non sta più in piedi. Però è un circuito di negazione dei diritti che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci porterà nel giro di qualche decennio a essere metà matti e metà no. Esatto, metà matti e metà psichiatri. Allora, ora reagiamo subito e quindi uccidiamo tutti gli psichiatri da piccolini e quindi ci restiamo solo noi metà matti e va benissimo, oppure cerchiamo di collaborare, convivere noi metà matti con gli altri metà psichiatri. E a parte gli scherzi, cioè io penso che le parole che sono uscite, comunità, sigilla, hai ragione, penso che le parole comunità e solidarietà in questo momento dovrebbero essere quelle che davvero dobbiamo fare nostre tutti quanti, perché
perché se aspettiamo che venga rispettata la parola equità, che si sente dire da tutti e in tutte le lingue possibili e immaginabili, secondo me non andiamo molto lontano. Se invece ci diamo noi questa parola proprio di comunità, nel senso di essere tutti partecipi alla vita di tutti, e solidarietà che non è la carità cristiana e basta, è la carità cristiana forse del primo Vangelo, quella in cui tu, persona, dividi te stesso e quello che hai con l'altro alla pari, quindi non fai la carità, fai solidarietà, ti accompagni, accogli l'altro che poi accoglie te, e a questo punto c'è uno scambio vitale. Penso che fra il mondo del lavoro, inteso come imprenditori, il mondo di chi lavora, inteso come lavoratore, a prescindere dalle disabilità, se si riesce a creare un minimo di coniugazione comune di questi diritti che vengono ormai calpestati per tutti e quindi anche per gli imprenditori, forse riusciamo a mettere insieme, in piedi, qualcosa che potrebbe rendere questa società migliore, quindi realizzare quello che i greci dicevano nella loro definizione di tempo ciclico. C'è anche il kairos, cioè il tempo imprevisto, quello che voi che avete un obiettivo partite da qui e andate là, ma in realtà là è il futuro, in mezzo ci può essere qualcosa che non sapete. Allora, quel qualcosa che non sapete in questo momento è la crisi economica. L'unico vantaggio che può darci la crisi economica, se lo sappiamo cogliere, è lavorare per una società migliore, per una società dove comunità, accoglienza e solidarietà contino davvero qualcosa. Grazie. Buonasera, io sono Renzo Ruffini, ex fattoria, ora Tre Olmi. Io, scusate, ho chiesto di parlare un po' per il mio lavoro che ho trascorso in questi ultimi anni e negli anni precedenti. Mi sono trovato a lavorare in diverse associazioni, con diverse culture, nel senso che prima di fare qualsiasi lavoro dovevo sostenere dei test che erano molto difficili. Dovevo aver studiato molto, dovevo essere molto preparati. Ho lavorato presso l'azienda Gasacqua, l'Enel, un po' l'Amiu, e poi ho fatto dei lavori piccolini di rintocchi di cose col mio papà, perché eravamo io più figlio e papà grande, tra cui il contadino, l'operaio e tanti altri mestieri. L'ultimo mestiere che sono venuto a fare, che poi è finito verso il 96-98, è stato l'operaio presso una ditta di costruzioni meccanica, tale Autogrupp M di San Cesario, vicino a Castelfranco. Ora, lì, in quella ditta, si sono risolte tante cose. Con una preparazione tecnica che avevo in precedente, che ho dovuto anche lì iniziare per andare a lavorare, tutte le visite, tutto quanto, e lì si è risolto un piccolo problema a livello meccanico. A mio avviso, signora, devo dire, è stata molto dura. Comunque ce l'abbiamo fatta. Io mi sono trovato bene e tutto quanto. Siamo riusciti a finire quello che si aveva di fare per quella parte di logica meccanica che andava fatta e che la dovevamo fare noi in qualità di esercenti quel titolo di lavoro. Per quanto riguarda cose personali, scusate, si cambia un po' genere di linguaggio, la demanderei alla prossima puntata, alla prossima riunione. Ho ragione anch'io, scusate, giusto un po' di intimità personale per cose mie di lavoro, professionali e non, c'è una certa riservatezza. Ecco, un altro lavoro che mi sono trovato a fare in una ditta di trasporti, precedente a quella dell'operaio, e anche lì era molto dura e anche lì avevo superato tutto quanto per arrivare. E niente, lì avevo molte responsabilità, lavoravo molto e stavo molto bene, però era molto duro anche quel mondo lì. Cioè, il fatto di andare a lavorare deve essere interpretato adesso, a parte quello che è stato fatto e non fatto, in, come si dice, delle gestioni di servizi commerciali, non tutto quel lavoro duro che non serve a niente, la ceramica,
tutte quelle ditte, gli operai, basta un po' un bar, un forno, delle cose piccoline che ci teniamo tanto per tirare avanti e che vada tutto bene. Io volevo dire solo questo, grazie a tutti, buongiorno.